colazione ricca e gustosa? Allora corri al bar La Movida Gran Caffè. Troverai un'ampia scelta di dolci artigianali, anche senza glutine. La vera sfogliatella napoletana. In più potrai gustare ottimi aperitivi da condividere con gli amici. Giovedì 30 dicembre 2021, ben ritrovati con il TG Web di Città di Ariano. Politica, farmacie rurali e dispersione scolastica al via i bandi. Chiudiamo il 2021 con due bandi di alto valore sociale per il rafforzamento della sanità di territorio e per il contrasto alla povertà educativa. Affrontiamo così le grandi emergenze che il Covid ha portato alla luce, la carenza di presidi sanitari, soprattutto nelle aree interne, e le conseguenze gravissime di un anno di DAD sulle competenze di migliaia di studenti e sui tassi di abbandono scolastico. Così il ministro per il Sud, Mara Carfagna. Sanità e istruzione sono le due grandi ferite più gravi nel quadro del divario nord-sud. Le risorse del PNRR ci danno l'opportunità di agire con energia per ricucirle e risanarle, ha concluso la Carfagna. Frangipane, Vittorio Melito, l'osservatorio e l'amministrazione vigilano e tengono alta l'attenzione. Il dottor Vittorio Melito, vicepresidente dell'Osservatorio Permanente sulla Sanità, ha rilasciato ieri un comunicato con il quale ha fatto sapere che finalmente potrebbe esserci un confronto con la direzione ASL, che il 20 dicembre ha inviato al sindaco una risposta alla nota sull'osservatorio. E ieri è partita la risposta all'ASL su tale nota, in cui si affermano le tante criticità della gestione sanitaria. Intanto il Frangipane è nuovamente privato della rianimazione ordinaria, nonostante la realizzazione a Sant'Angelo dei Lombardi della terapia intensiva Covid mai utilizzata, ed incombe l'ennesima replica della chiusura di medicina. Attualità, Covid e quarantena, cambiano le regole. Il governo azzera la quarantena da contatto con positivo per chi ha fatto il booster oppure due dosi di vaccino da meno di 4 mesi. Uniche prescrizioni, 10 giorni con FFP2 e tampone al quinto giorno se compaiono i sintomi. Isolamento fiduciario ridotto da 7 a 5 giorni per i vaccinati da più di 4 mesi. Per i non vaccinati il termine resta a 10 giorni. Stretta sullo sport, la capienza degli stadi all'aperto torna ridotta al 50%, quella dei palazzetti al 35%. Covid, allarme in Irpinia. Continua a far preoccupare la situazione contagi Covid in Irpinia. Nell'ultimo bollettino di ieri l'ASL ha comunicato che su 3.067 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 703 persone, di cui 117 nel capoluogo, 21 ad Ariano Irpino, 35 a Grotta Minarda e 24 a Melito Irpino. Cronaca, Ariano, 29enne morto per malore, 29 anni, un malore improvviso. Si è spento così Michele Loconte. A trovarlo privo di vita è stata la mamma. Michele era a letto per riposare un po'. Sul posto l'intervento di soccorso del 118 purtroppo si è rivelato inutile. Il medico legale Carmen Sementa ne ha solo potuto constatare il decesso. Un ragazzo buono, solare ed uno sportivo. Ariano è stordita da questa tragica notizia. La redazione e lo staff di Città di Ariano si stringono attorno al dolore della famiglia.
sulla A16 con 10 kg di marijuana in auto, fermati due giovani. Sono stati tratti in arresto due ventenni di origini pugliesi dagli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Grotta Minarda, che hanno inoltre sequestrato 6.850 euro in contanti detenuti da uno dei due. I relativi smartphone, oltre che il veicolo utilizzato per il trasporto, i due sono stati fermati di notte durante un normale servizio di vigilanza. Fin da subito il loro atteggiamento, particolarmente nervoso, ha insospettito gli agenti che durante il controllo hanno ispezionato il grosso borsone presente sui sedili posteriori dell'utilitaria, all'interno del quale sono stati trovati oltre 10 kg di marijuana. Sport, PSB Irpini, arriva Fabiana Vecchione. Colpo di mercato per la squadra di mister Battistone. La società irpina ha infatti acquistato Fabiana Vecchione, classe 1999. Quest'anno ha disputato l'inizio della stagione nella cittadella, che la PSB Irpinia ringrazia per aver concesso il trasferimento dell'atleta. Ora è pronta a dare il suo grande contributo al fine del raggiungimento degli obiettivi societari del Lupacchiotte. Anche per oggi è tutto, grazie come sempre per l'attenzione, appuntamento alla prossima edizione.